Circa Romenzia, una patata bollente che il comune di Pescara fatica a gestire. Oggi parte il servizio. A breve ci sarà il nuovo affidamento e a gennaio entreranno in vigore le nuove tariffe. È un aumento che deriva dal fatto che il comune toglie il contributo, soprattutto per le fasce ISEE sopra 18.000 euro, lì dove bastano due genitori che prendono uno stipendio o un monoreddito a non farcela. I bambini sono iscritti al tempo pieno, il costo passerà da 3,71 euro per queste fasce a quasi 6 euro. Non ha il costo di un caffè, come ci viene detto, ma la scuola a tempo pieno, se noi la perdiamo, avremo delle ripercussioni molto profonde, sia sui bilanci familiari, ma anche sull'educazione dei nostri figli. Cosa può fare il comune se le casse continuano ad essere magre? Il Comune deve tornare a mettere contributo con il quale ha sempre calmierato le tariffe dentro le mense scolastiche. È un dovere che deve assolutamente adempiere perché è impensabile che oggi le famiglie in queste condizioni economiche siano chiamate a pagare la tariffa massima per le mense in una situazione in cui le famiglie sono alle prese con una crisi che tutti conosciamo e pensare che una famiglia che abbia uno stipendio in casa sia talmente ricca da poter pagare il massimo della mensa vuol dire non conoscere le reali esigenze delle persone. Santilli rimarca l'esigenza di una gestione più razionale possibile delle risorse. Sono 646 bambini non residenti che dovrebbero pagare il buono per intero. E se il primo cittadino di Montesilvano De Martinis ha già dato una risposta sul da farsi, il sindaco di Francavilla non ha ancora lamentato l'assessore che ha anche ribadito la qualità del cibo che oggi offriamo ai bambini va da sé a un costo. Abbiamo deciso di instaurare una nuova fascia che va da 12.000 a 18.000 euro. Dopo i 18.000 euro la tariffa sarà piena. Da 12.000 a 18.000 euro le famiglie con un figlio avranno uno sconto del 15%, quindi un euro in meno, e le famiglie che hanno 2, 3, 4 figli avranno uno sconto del 20%. Perché rispetto allo scorso anno sono diminuiti i contributi del comune? Questa è la richiesta che fanno i genitori. Allora, i contributi del comune sono diminuiti in parte perché adesso abbiamo rivisto la situazione e quindi il comune contribuirà per quello che è consono, perché non è giusto che tutte le famiglie di Pescara, tutti i cittadini di Pescara, pagano per le famiglie che hanno i bambini alla mensa.